Però ecco, a proposito di immigrazione, eccetera, eccetera, ecco, quando voi siete usciti dal governo, questi sono diciamo, dati di fatto, lo spread è crollato con grande beneficio per i nostri conti pubblici e per la prima volta in modo così netto tanti paesi europei hanno detto benissimo, noi siamo pronti ad accollarci la nostra quota di migranti che arrivano sulle coste italiane. Allora viene da pensare che il problema eravate proprio voi. Sicuramente un problema verso la Lega in generale in Europa c'era e questo lo Ma sappiamo voi non benissimo. eravate in Europa, non Però, siete no, andati in in Europa, non Europa avete qua neanche nominato il quando uno. commissario Sì, per l'Italia. posso? No, ma lo dico No, perché se se non ci posso? siete, è chiaro che non In Europa, contate. visto che uno mi dice gli stati che rispondono, quegli stessi stati avevano risposto per quanto riguarda la ripartizione degli immigrati. Qua bisogna vedere se saranno profughi, non solamente profughi, quali saranno quelli della ripartizione, perché sono già uscite Certo. discussioni immediate su quali verranno presi. L'avevano fatto anche con Alfano e poi non era cambiato niente, cioè la dichiarazione era già stata fatta anche con noi quando abbiamo fatto sbarcare delle persone e poi sono rimaste lì un anno, hanno detto va bene la ripartizione, ma alla fine sono venuti una volta, li guardano, questo sì, questo no, aspetta ancora un attimo, per cui ora guardiamo Vabbè, dalle certo. dichiarazioni. Realmente, concretamente, che cosa Ma è succede? questo sempre il Sulla questione problema. dello spread, sicuramente cioè, è legato in parte anche alla Germania, a questioni economiche che sono all'interno dell'area, quella dell'Europa. No, Però è proprio Salvini. è un No, Salvini. C'entra la segnale, Germania. visto che lo spread è calato il giorno anche che si è dimesso Conte, perché mentre era in aula e ha dato le dimissioni, è il giorno in cui Appunto, c'entra è niente la calato Germania. lo spread. No, c'è C'entra la una congiunzione. fiducia che c'è o Allora, non c'è nei confronti del nostro quello paese, però no? c'è una Questa è. situazione economica generale. Poi c'è sicuramente una situazione legata a un governo, che era un governo dove c'è la Lega, che è un governo sicuramente che ha una linea che non piace o non piace totalmente perché è una linea, io non dico sovranista perché penso che non si riesca a spiegare bene che cosa voglia dire quando dice sovranista, però di posizioni di tutela. Comunque a luglio era Di tutela 160, non è che era dell'Italia e del alto. paese, che sicuramente magari a qualcuno non piaceva. Ora Ma vediamo. magari. Il giorno dopo che si è formato o si stava formando un governo che non si sapeva ancora quali erano i componenti, cosa voleva fare, hanno Questo. detto ok, vi diamo più soldi, Mi per cui verrebbe anche da sicuramente il problema alla dire. Lega ce l'avevano il Certo, problema con la Lega. senatrice, mi Per verrebbe da cui ce dire. l'avevano anche con buona parte degli Sì. Mi italiani, verrebbe da emissoroti. ricordarle tra le tante cose. Che siccome l'Italia è dal dopoguerra nell'Alleanza Atlantica, è una nazione occidentale che sta da questa parte, il fatto di avere un leader come avete voi, Che non ha mai con detto di voler uscire, cioè che Salvini, però non ha mai detto beh, di ci voler mancherebbe altro, avete uscire, però detto che cioè che volevate uscire non dalla. l'ha No, ma mai non detta volevo questa dire cosa. Per me questo. il problema, però, No, il no, ma problema più aspetti, legato ai aspetti. provvedimenti Se mi fa. economici No, che noi prendiamo e vogliamo prendere. se mi fa finire. Il fatto di avere Salvini in visita ufficiale a Mosca, che dichiara io qui mi sento più a casa che in Europa, forse questo non è piaciuto, vogliamo dire, nemmeno tanto a Trump. Ecco, dico una cosa, Sì, perché poi ha mandato però telegramma. lo non ricordo penso, no, ha così mandato perché se telegramma no. immediato, Posso quindi dire no, infatti quasi lei non lo pensa, ma certamente, poi no, sono ma quasi successe delle certamente cose. potrei sottoscriverlo ora che il problema dell'Europa sia quello. Il problema dell'Europa sono i provvedimenti che noi abbiamo preso e che volevamo prendere, che E all'Europa certo, non perché se vanno non dite bene. con quali Non va soldi bene la è un linea che problema, noi sì, avevamo visto che siamo nell'alleanza sull'immigrazione. dell'Unione Europea. No, allora noi siamo costati che vanno ben oltre lo sforamento, quello che noi non abbiamo fatto, Francia, faccio un esempio su tutti. I provvedimenti che noi facevamo o i provvedimenti che poi anche governi prima di noi avevano solamente pensato o annunciato, vengono bocciati, stroncati immediatamente. Il pensiero di un governo che li può portare avanti non è tollerato e accettato dall'Europa. E per questo anche vi diciamo E anche ovviamente perché vorremmo avete perso un'Europa le elezioni. diversa.